Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a un altro appuntamento della Storia Porte Chiuse, progetto promosso dal Museo Civico del Risorgimento di Bologna e assieme ad altre associazioni amiche. E oggi ho il piacere di tornare su questi schermi per parlare di una importante figura della Resistenza emiliana e dell'antifascismo bolognese. Mario Jacchia, il partigiano Rossini. Questo incontro, diciamo, questo piccolo intervento vuole essere anche un prologo rispetto a un nutrito palinsesto che il Museo Civico del Risorgimento e amici e collaboratori hanno preparato per voi. Un palinsesto che, diciamo, ci accompagnerà verso il 75esimo anniversario della liberazione di Bologna e d'Italia, quindi fra il 21 e il 25 aprile. Non vi posso dire di più, naturalmente, ma rimanete sintonizzati perché ne vedrete delle belle. Oggi quindi parleremo di un'importante figura dell'antifascismo bolognese, della resistenza emiliana, ma ancor prima della Grande Guerra. Mario Jacchia, infatti, è una figura molto importante, esponente di una famiglia, quella appunto degli Jacchia, che vede il padre Eugenio, triestino, classe 1869, venire espulso. Già a 20 anni dalla sua città natale, dal Imperial Regio Governo Asburgico, per la sua partecipazione al movimento irredentista cittadino. Trasferitosi a Bologna, installerà lì la sua attività professionale, che lo vedrà sulla breccia fino alla sua morte nel 1939. Lo studio Jacchia poi è oggi ancora esistente e molto attivo nel campo forense felsineo. Su questa impronta irredentista, su questa impronta patriottica, crescono Mario e suo fratello Luigi, e soprattutto Mario, bolognese, classe 1896, che inizia subito, diciamo, a seguire le orme del padre. Non lo seguirà solamente dal punto di vista professionistico, anche lui diventerà avvocato, si laureerà nel 1920 alla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, dopo aver frequentato il Liceo Galvani, ma anche sulla sua linea antifascista. Fin da giovane vediamo Mario fondatore delle sezioni locali della 30 Trieste, della società Dante Alighieri, ma anche della battaglione volontario studentesco che vedrà poi nei giorni della neutralità fra il 14 e il 15, capeggiato dal professore Giacomo Venezian. Ma Mario Jacchia è già fin dagli anni 10 del Novecento uno degli animatori di quello che poi appunto diventerà il gruppo bolognese del Corpo Volontario Ciclisti Automobilisti. Perciò nel 1914 è naturalmente coerente con le sue attività precedenti, è impegnato, come d'altronde il padre, nella campagna interventista. Da un lato abbiamo il padre Eugenio, uno dei maggiori esponenti della massoneria bolognese, già assessore della pubblica istruzione nella giunta diciamo liberal-democratica d'inizio Novecento, ma soprattutto capo della società Pro Patria, che era un'organizzazione che riuniva tutti i gruppi di matrice interventista della città. E Mario Jacchia invece lo vediamo tra il 1914 e il 1915 nel ruolo di segretario del comitato Irredenti. Questo, diciamo, dal punto di vista proprio logistico, piccolo locale di sito in Vicolo Landa 1, quindi nella zona di Via Barberia, ma che sarà un importantissimo snodo per tutti quegli triestini, soprattutto che arriveranno in città nei giorni della neutralità italiana per
voler servire nell'esercito italiano, ma raduneranno anche tutti quei triestini che per l'appunto erano già presenti sul territorio e nomi come Guido Brunner e altri passeranno proprio da questo comitato dei redenti per arruolarsi poi nel Regio Esercito Italiano. Lo stesso Mario Jacchia si arruola volontario nel 1915 e lo vediamo alla fine della Grande Guerra, dopo il suo impegno nel 6° Reggimento Alpini, Battaglione Monteberico, fregiarsi di ben quattro onorificenze. Due medaglie d'argento al valor militare, una medaglia di bronzo al valor militare e una croce al merito di guerra. Gli anni immediatamente successivi alla Grande Guerra, quindi fra il 1919 e il 1924, sono naturalmente cruciali non solo per Bologna, non solo per l'Italia, ma anche per tutta una serie di ex combattenti e di diciamo, reduci della Grande Guerra che cercheranno, diciamo, riprendere, diciamo, le fila della loro attività politica o anche trovare nuove strade. Diciamo che Mario Jacchia, assieme al fratello, già esponente Mario di una di quelle squadre d'azione che si formarono tra il 1919 e il 1920, in particolare stiamo parlando dei Sempre Pronti per la Patria e per il Re, che è una sorta di organizzazione paramilitare organizzata dal nazionalista Dino Zanetti, lo vediamo attraverso questo canale iscriversi al primo fascio di combattimento bolognese, da non confondersi, attenzione, con quello che sarà poi rifondato da Leandro Arpinati nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni comunali del 1920, quelle per intenderci della strage di Palazzo d'Accursio, che sarà il nucleo principale dell'organizzazione fascista bolognese. Il primo fascio bolognese, invece, vedrà un esperimento che poi si disperde in veramente pochissimi giorni, vedrà al centro personaggi del movimento repubblicano, quali Fratelli Bergamo, Pietro Nenni, Dante Calabri e altri. Mario Jacchia, diciamo, aderisce a questo primo esperimento di fascio di combattimento, diciamo, nel momento in cui il movimento fascista in particolare prenderà posizioni contro la massoneria, di cui ricordiamo, il padre Eugenio era uno dei maggiori esponenti, virerà recisamente su posizioni antifasciste. Ricordiamo solo alcuni degli episodi di intimidazioni, angherie e bastonature che non solo Mario, ma tutta la famiglia Jacchia si trovò a subire in questi anni. Il 12 settembre, il quinto anniversario della marcia su Ronchi, abbiamo una sorta di funerale della massoneria organizzato dalle squadracce fasciste che devastano la sede della loggia locale, sita allora in vicolo Bianchetti 4, facendo questa sorta di corteo funebre verso la casa degli Jacchia in zona d'Azeglio, al grido di morte Jacchia, e diciamo in un'altra occasione alcuni fascisti guidati da Arconobaldo Bonaccorsi devastarono la sede del studio legale degli Jacchia e in questo caso lo stesso Mario cercò di difendere i locali sparando alcuni colpi di rivoltella. Naturalmente la pubblica sicurezza e il commissario in particolare cercarono di frenare Mario Jacchia nella difesa, diciamo, della sua proprietà, al che lui rispose: "Mi lasci fare, sono un combattente decorato di quattro medaglie, non ho paura." Da qui fino a tutti gli anni 30 cominceranno, diciamo, una serie di bastoni fra le ruote nella carriera di Mario Jacchia. Verrà espunto dall'albo dei curatori fallimentari e diciamo, anche da un punto di vista militare, gli verrà preclusa un avanzamento al grado di maggiore, lui che aveva finito la Grande Guerra come capitano degli Alpini,
finché nel 1939 non viene radiato all'indomani delle leggi razziali dall'albo degli avvocati e dei procuratori proprio perché appartenente alla religione ebraica. Diciamo, questo lo Yakia antifascista, lo Yakia avvocato. Parliamo anche un momento dello Yakia uomo, laureatosi appunto nel 1920, si sposò, tra l'altro oggi sarebbe ricorso l'anniversario, il 18 aprile 1920, con Anna D'Aiutolo, detta Ninuccia, matrimonio che darà alla luce due figlie, Valeria e Adriana. Una famiglia allargata, diciamo, quella degli Yacchia d'Aiutolo, che sarà cardine per la lotta partigiana non solo a Bologna, ma in tutta l'Emilia Romagna. Valeria sarà staffetta partigiana tra il 1943 e il 1945. La stessa Ninuccia d'Aiutolo sarà un'importante, e la sorella Maria sarà un'importante figura qui a Bologna, ma anche il fratello Luigi Yacchia, fratello di Mario, avrà un importante ruolo nell'emigrazione dei correligionari ebrei al di fuori dell'Italia, e mentre un cugino di Mario e di Luigi, Pietro Giusto Yacchia, era morto nel 1937 sul fronte della guerra civile spagnola, combattendo nella 12ª Brigata Internazionale Garibaldi. Arriviamo quindi alla Seconda Guerra Mondiale. Già nel 1940 Mario Yacchia viene richiamato in servizio, ma esasperando una malattia pregressa riesce a diciamo, evitare di prestare servizio militare con il Regio Esercito, quindi sotto i fascisti, ma a un suo amico confesserà che contro i tedeschi e contro i fascisti sarei andato volontario, cosa che sarebbe appunto successa solamente pochi anni dopo. Già nell'aprile del 1940, quindi ancora prima del 25 luglio, ancora prima dell'armistizio, è attivo per preparare dei movimenti armati per rovesciare il regime, ma sarà poi tra il 1943 e il 1944 che si, diciamo, staglierà chiaramente la figura di Mario Yacchia, combattente partigiano. Innanzitutto il 26 luglio del 1943, con le figlie, è sulla Torre dell'Arengo a suonare a festa le campane comunali per festeggiare la caduta del fascismo, e già l'8 settembre è a Roma, dove partecipa tra l'altro ai primi scontri contro i fascisti. I fascisti e le truppe naziste. È in questo momento che assume il nome di battaglia di Tullio Rossini, che lo accompagnerà per tutto il resto della sua vita. Sotto questo nome di battaglia sarà in contatto con il partigiano Maurizio Ferruccio Parra, in particolare Milano, perché dal gennaio 1944 assume il ruolo di ispettore militare dell'Emilia per il Partito d'Azione. Nel corso del 1943 era entrato, infatti, si era avvicinato al Partito d'Azione, ed è in quest'area che lui agirà per tutta la guerra partigiana. Compito come ispettore militare per l'Emilia delle Brigate Giustizia e Libertà è quello di organizzare i collegamenti fra il centro di Milano e la resistenza in Emilia, organizzare il servizio informazioni per la regione e, sempre in Emilia, dirigere le formazioni di Giustizia e Libertà. Questo fino al 3 agosto 1944. Mario Yacchia, alias Tullio Rossini, è nella sede del comando militare Nord Emilia a Parma, in via del Parmigianino, ma diciamo al lavoro con altri tre dirigenti. Ma una delazione fa sì che le truppe nazifasciste facciano irruzione all'interno della sede di questo comando militare, e se in un primo tempo Mario Yacchia con i suoi compagni riesce a fuggire,
il pensiero di aver lasciato indietro dei documenti vitali per la continuazione della lotta clandestina fa tornare sui suoi passi Mario Echia, che riesce a bruciare i documenti, ma rimane impigliato nella rete dei nazifascisti. Tra il 3 agosto e il 20 agosto è in carcere sotto il controllo delle truppe di occupazione. I suoi compagni di cella ricorderanno le torture che però diciamo mai fecero tentennare Mario Jacchia. E il 20 agosto 1944, caricato improvvisamente, prelevato e messo su un carro scortato da truppe naziste, scomparirà e di lui si perderanno le tracce. La memoria di Mario Jacchia naturalmente non finisce con la sua scomparsa nell'estate del 1944. È ricordato ancora oggi sia nel sacrario di Piazza de sia del sacrario partigiano di Piazza Nettuno che al monumento Sarre Caduti Partigiani nella Certosa di Bologna. Una targa ricorda il suo impegno antifascista e resistenziale nella casa di famiglia in via d'Azeglio, e vorrei concludere l'intervento di oggi leggendovi la motivazione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria che gli fu conferita. Quindi, sottoposto, sorpreso dalla polizia mentre presiedeva una riunione del suo comando, veniva arrestato nel tentativo di distruggere tutto il materiale compromettente, compito che aveva assunto per sé dopo aver ordinato ai suoi collaboratori di mettersi in salvo. Sottoposto a stringenti interrogatori, si confessò unico responsabile e non pronunciò parola che potesse compromettere l'organizzazione. Dopo aver sopportato lunghi giorni di martirio, fu prelevato dal carcere e soppresso. Emilia, 8 settembre 1943, 20 agosto 1944. Quindi su queste parole che ricordano questa nobile figura di partigiano, fedele all'idea che fu il credo della sua vita, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che in questi giorni il programma della storia a porte chiuse continua. E mi raccomando, restate sintonizzati dal 21 aprile in poi perché ci saranno novità e sorprese che ci accompagneranno verso il 75° anniversario della liberazione. Grazie a tutti e buon proseguimento.